Trezeguet, attenzione, tiro, dita! Incredibile! Uno scudetto e due Champions con il Milan, un mondiale con la nazionale brasiliana nel 2002 e tantissimo altro, d'eccezione il palmarès di Nelson Dida per ben 10 anni, portiere del diavolo dal 2000 al 2010, accolto come una star al campo Donati di Pescara dai meravigliosi bambini della Gladius Pescara del presidente Angelo Nicolò, che da circa 14 stagioni collabora col club rossonero. Da un anno e mezzo la Gladius è assurta a centro tecnico ufficiale Milan Academy, motivo senza dubbio di vanto, di orgoglio, pomeriggio impreziosito soprattutto dalla presenza di un vero e proprio campione, appunto Nelson Dida, che ha mostrato una disponibilità di questi tempi assolutamente rara. Ringraziamo per il preziosissimo contributo Walter Nanni. Quando ti dovevano tirare un rigore, cosa ti dicevi nella tua testa? Io pensavo di parare sempre, è quello che dicevo, dico parlo, è così che funziona, quindi mentalmente era sempre positivo. Il portiere più forte attuale, fino a due anni fa potevo rispondere a Alisson, quello brasiliano, però ultimamente non è che sta giocando, facendo così tanto bene, c'è Anderson. Sendus è un grandissimo portiere, sta facendo bene la sua squadra. Come è stato perdere la Champions? Triste. Perdere la Champions contro Liverpool, no? Che stavano vincendo 3-0, dopo hanno pareggiato 3-3 e loro hanno vinto nei rigori. È stato veramente brutto quel momento lì. Ma capita, ma deve avere la forza. 2 anni dopo abbiamo vinto, quindi abbiamo superato anche quello. La domanda è... Ti firmo, stai tranquillo che firmo tutte le magliette, ok? Come è stata questa giornata qui? Dai, favolosa, divertente, dai, con i ragazzi è stata fantastica. Grazie. Una grande accoglienza a Pescara con la Gladius. Sì, veramente un'accoglienza bella, no? Perché avere i bambini qua vicino, anche con i ragazzi, è stato veramente fantastico, veramente mi è piaciuto tanto. È molto importante per un campione stare sempre in mezzo ai bambini comunque. No, sicuramente possiamo sempre darti qualcosa a loro, no? Loro sono veramente il futuro, quindi avere l'opportunità di passare, di trasmettere qualcosa di positivo sicuramente è importante. Sono bambini splendidi che sicuramente faranno il futuro nel mondo del calcio. Io lo voglio ringraziare veramente con tutto il cuore per la pazienza, è stato un onore per noi averti qua, grazie veramente. Di tutto, grazie.